La Sandra Batte saluta Nej Ozian, l'atleta sloveno è pronto per la nuova avventura all'Osijek, la squadra croata recentemente affidata alle cure di Carmine Tarantino, che ne sarà il responsabile tecnico. Ad annunciare l'addio è lo stesso Ozian sui social. Voglio ringraziare tutti per un anno fantastico, specialmente la famiglia Batte che mi ha fatto sentire come a casa. Era una scelta personale, avrete un tifoso in più per la prossima stagione. Avellino, grazie di tutto. Non sarà il solo addio in casa Sandra Batte. In uscita, come annunciato nei giorni scorsi, ci sono diversi elementi, tra questi Wilde, Joselito ed Ezzi. In entrata si attende Willian, brasiliano, classe 1989, nell'ultima stagione al Palma di Mallorca, con cui ha vinto la Coppa dei Campioni. In arrivo c'è anche Giuseppe Lavrendi, classe 2004, talentino puro della nazionale Under 19 della Roma Calcio a 5, nell'ultima stagione ben 7 reti nel campionato di Serie A2 Elite. Lavrendi andrebbe a rinforzare ulteriormente il parco formato di Piero Basile. Nel frattempo, in casa Sandra Batte c'è anche chi studia, Raffaele Vitiello e Jacco Verciano, per partecipare al corso per preparatore dei portieri, per lui una nuova avventura. Vitiello recentemente ha rinnovato il suo contratto per un altro anno. Non solo continuerà a difendere i pali del club verde-azzurro, ma continuerà a rivestire anche il ruolo di preparatore dei portieri. Nel frattempo, l'ex Gianfranco Angelini è il nuovo allenatore della Fortitudo Pomezia. A renderlo noto è stato il club pomentino attraverso un annuncio diramato sui propri canali social. Per Angelini è un ritorno per il sodalizio rossoblù, visto che nella stagione 2021-2022, quella della promozione in A e della vittoria di Coppa di Serie A2, ricopriva il ruolo di direttore tecnico.